la fantasia. Fantasia! Sei giunta fin qua giù, portando la magia. La magia! E le tue gran virtù, con la tua allegria. Allegria! E tanta simpatia. Simpatia! Il mondo sognerà. Possiamo goderci insieme una bella serie di avventure grazie a questa preziosissima pietra. Sono impaziente, non vedo l'ora che cominci questo nuovo emozionante spettacolo. Hop! Questa volta mi sono anche portato un bel sacchetto di popcorn. Dal grano chiaro in santa pace. Oh, oh. Ah. Oh, mi è andato per traverso. Oh. Caro, ma che cosa stai facendo? Sto solo cercando di inghiottire. Oh, oh. Vergognati, sei sempre il solito, dovresti comportarti da re. Perché non me ne dai un po' anche a me, Non importa, prenditi pure tutti, io mi sono spaventato a morte. Mi dispiace, caro, ma adesso con questa nuova emozionante storia ti passerà tutto. Però com'è buono questo popcorn. Oh, guarda, lo spettacolo sta per iniziare. Non posso crederci, sto sognando. Una dedica a me da parte di John Waite. È incredibile. Il mio caro John mi ha fatto una dedica. Ah, che meraviglia! Alla mia carissima Daisy da parte del suo John Waite. Voglio metterla in un posto dove potrò averla sempre davanti. Dunque, dove potrei metterla? Potrei incorniciarla oppure... Ho deciso, la metterò sopra il mio letto. Così ogni mattina e ogni sera potrò baciarla e avrò questa dolce visione. Kasira! Non ho ancora finito di leggere il mio giornale. Kasira! Ho capito, tuo padre è geloso se la prende con Kasira. Oh, ma non può essere geloso per un autografo! Gigi, non avremmo dovuto dare a tua madre l'autografo di John Wayne. Ma come potevo fare? La mamma me lo ha chiesto. Ascoltami bene, Kasira. Se ti sorprendo un'altra volta a mangiare il mio giornale... Papà! Io... Eh? Ma perché sei così arrabbiato? Hm? Arrabbiato? Ah, io non sono arrabbiato, cara. Avanti, raccontami. John Wayne era davvero un famoso divo del cinema? Era un famosissimo attore che non usava mai la controfigura per girare tutte le scene più pericolose dei suoi film. Era davvero un tipo in gamba, ma 3 anni fa si è ritirato. Davvero? Tua madre non m'aveva mai detto che il suo divo preferito fosse proprio lui. Ha sempre detto che sono io il solo uomo che abbia mai amato. Non posso crederci. Kasira, adesso basta! Smettila di mangiarmi il giornale! Dici sul serio, Gigi? Mi fa molto piacere sapere che con un semplice autografo sono riuscito a rendere felice tua madre. Anzi, ne sono davvero lusingato. Sono mortificata per averti chiesto l'autografo sul mio diario, ma non sapevo che in passato tu fossi stato un attore famoso. Non preoccuparti, è evidente che non hai visto nessuno dei miei film. Tu sei troppo giovane. Come potevi conoscermi? Lo so, ma... Ti confido un segreto, Gigi. Ho preso una grossa decisione. Tornerò al cinema. Verrai a vedermi... Oh, davvero? Perché la prossima domenica non vieni con me agli studi cinematografici? Sul serio? Verrò senz'altro, John!
Sicura di non avere altri appuntamenti? Sicurissima, ma anche se li avessi li annullerei pur di venire. John. Ciao Kent, come stai? Ho bisogno di parlarti, John. Sarò subito da te, Kent. Gigi, passerò a prenderti la prossima domenica per portarti agli studi, siamo d'accordo? Certo. Ce l'hai fatta, Gigi! Non vedo l'ora che sia domenica, ragazzi. Avanti, sono tutto orecchie. Di che cosa vuoi parlarmi? John, io sono il tuo dottore e conosco le tue condizioni di salute molto meglio di te. Lo so benissimo, Kent, ma io ho deciso che tornerò a recitare. Lo farò ad ogni costo e tu non me lo impedirai. Voglio almeno provarci, John. Non solo non dovresti più recitare, ma neanche nuotare e fare altri sport. Perché ti sei ritirato 3 anni fa? Se fosse stato per me non mi sarei mai ritirato. Non posso vivere così. Sento che devo tornare a recitare ed è l'unico modo per sopravvivere. John, lo sai che se torni a recitare la tua vita sarà sospesa ad un filo ed io non starò a guardare che ti uccidi. Secondo me stai esagerando, Kent. Sei troppo pessimista. Io non sto poi tanto male. Ce la farò, vedrai. Hai ragione, lo vedrò perché non sto diventando cieco come te. Ma di che cosa stai parlando? Quanto tempo ci hai messo a riconoscermi dopo che ti ho chiamato là fuori? Oh, beh, l'acqua mi aveva annebbiato la vista, è tutto qui. Perché non vuoi darmi retta? Pensi di ottenere qualcosa continuando a raccontarmi bugie? Scusami, Kent, lasciami solo. Devo leggere il copione, ormai ho deciso, tornerò a recitare a qualunque costo. Non me lo impedirai. John! Promettimi almeno di non superare i limiti. Va bene. È una copia di quelle vere. È la prima volta che visiti uno studio? Sì, non li avevo mai visti. Sono molto emozionata. Senti, io ho un appuntamento. Tu continua pure a visitare gli studi. Vedrai quante cose strane e divertenti troverai da queste parti. Fa pure con comodo, Gigi. Va dove vuoi. Ti ringrazio, John. Ci vediamo dopo, allora. Buon divertimento. Arrivederci. Oh, dov'è Kasira? Oh, no, di nuovo. Signore... Ugg, signorina, io poterle essere utile? Kasira! No! Oh, no! Ma ti dispiace? Aiuta! Io prenderò voi. Sì, io prenderò. La gira! Sempre così! Tutta colpa tua. Kasira! Kasira, aspetta! Torna indietro, Kasira! Scommetto che volete sapere cosa significa tutto questo. La lunghezza della candela equivale alla lunghezza della tua vita. Non è vero.
Ti dimostrerò che è la verità. Osserva bene quella candela. Guarda, è quasi del tutto consumata. E allora che cosa significa se è consumata? La lunghezza di quella candela equivale alla lunghezza della vita del tuo amico John Waite, il famoso attore. Cosa? Mi sembra di essere stata abbastanza chiara. Al tuo amico John Waite non resta molto da vivere. Ci sta prendendo in giro, lei è un'attrice. Non sono un'attrice, bambina. Io sono una vera strega e tu dovresti saperlo, perché vieni dal mondo della fantasia. Credimi, bambina, sto dicendo la verità sul tuo amico. Non ti sei accorta che sta diventando completamente cieco? La cecità è il sintomo della sua malattia. No. Non so come morirà il tuo amico. Chissà se morirà per malattia o per un incidente che gli capiterà sul lavoro. Basta, lei sta mentendo, è una menzogna. John non morirà. John non morirà. Signor regista, dov'è John? Oh, ciao Gigi, stiamo per girare. John è lassù. John, cominciamo! Può dare il via, noi siamo pronti. Bene, motore, azione! Che gira che hai fatto? John, fermo! Bene, taglia! È stata una scena sensazionale, John. Ci hai fatto stare col fiato sospeso, ma sei stato più in gamba di prima. John, mi dispiace. Ma che dici? Non è stata colpa tua. Ma è stata Kajira a mangiare il palo della rete di sicurezza. La rete di sicurezza? Che significa? Come? Come che significa? Non ti sei aggrappato a quel palo perché ti sei accorto all'ultimo momento che la rete di sicurezza non c'era più? Oh, sì, certo. Sono sicura che non ha potuto vederla perché sta diventando cieco. Niente! Non riesco a capire. Ti prego, John, dammi retta. Lascia perdere tutto. Lasciami solo, Kent. Devo prepararmi per la scena dell'inseguimento in macchina. Ormai non ho più molto tempo e poi te l'ho detto, non voglio più ascoltarti su questo argomento. Come puoi fare un inseguimento in macchina, John? Ancora non ti sei reso conto che riesci a vedere a malapena. Ho studiato tutto alla perfezione. Sono giorni che provo. Dal vento e dal rumore del motore potrei addirittura dirti a quale velocità sto andando. Non puoi farcela, John! Kent, per me è importante. Dammi la possibilità di finire questo lavoro. Appena avrò finito andrò in ospedale e farò quello che vuoi. John, ascoltami, per favore. Ci vediamo dopo, amico. A più tardi. Oh, ciao, Gigi. Ciao, John. Tu guiderai a 160 miglia orarie, poi scenderai a 150 in 4 secondi, poi a 120 in 6 secondi. E affronterai la curva a 70. Questa strada è molto stretta, come vedi. Qui dovrai andare a 140. Poi, dopo che avrai imboccato il tunnel che abbiamo davanti, schiaccerai di nuovo il pedale dell'acceleratore, fino ad arrivare a 200 miglia di velocità.
Ricordati bene che dovrai arrivare a quella velocità fino al precipizio e poi potrai gettarti dalla macchina in corsa. Come vedi, sarà un'azione molto pericolosa. Avrai soltanto 3 secondi di tempo per gettarti dalla macchina. Pensi di farcela, John? Che velocità avrà l'aereo? In questo punto arriverà a 250 miglia. Non so se funzionerà, è molto pericoloso. Tu sei l'unico al mondo che può farlo, John. Vuoi dirmi che posso farcela anche ad occhi chiusi? Ti ho già detto che sei l'unico al mondo che può girare questa scena, John. John! Accelerare. Tutta colpa mia. No, è l'aereo che ha perduto velocità, non hai visto? Senti, hai un altro aereo e un'altra macchina? Sì, certo, ma ci proveremo ancora. John! Non possiamo, il pilota dell'aereo si è ferito gravemente a un piede nell'incidente. E quel pilota è l'unico capace di girare questa scena. Allora non ci resta che trovare un'altra soluzione per questa scena. No, dovrei trovare un altro pilota. Io devo rifarla oggi stesso questa scena. Non c'è bisogno, abbiamo molto tempo a disposizione. Non è vero, non c'è tempo. Oggi è l'ultimo giorno per me, non capisci? Dobbiamo assolutamente finire oggi. Piri 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 piri, cara bacchetta, il tuo dovere è fatto. Un pilota acrobatico fammi diventare! John. Eh? Salve. Tu chi sei? Un pilota acrobatico. Davvero? Se vuoi posso farla io quella scena. Gigi mi ha raccontato ogni cosa. Mi ha detto che non ci vedi bene. Sei proprio sicura di volerlo fare? Dimmi. E tu, John, te la senti di ripetere quella scena? Certo. Benissimo, io sono a tua disposizione. Andiamo, parlerò con il regista. John non poteva riprendere a recitare. Glielo avevo detto. John sapeva che stava morendo. Ecco perché aveva tanta fretta. Lui era consapevole di essere alla fine dei suoi giorni. Tunnel accelera a 200.
troppo triste. Povero Gigi, chissà come ha sofferto. Non avrei mai dovuto guardare questa storia. Quella vecchia, tutta colpa di quella vecchia con le candele, è stata solo colpa sua. Già, ma chi poteva essere? Tu la conosci? Non ne ho proprio idea, ma credo che fosse una strega cattiva. O uno spirito maligno, una figlia del demonio. Della fantasia, fantasia, sei giunta fin qua giù, portando la magia, la magia, e le tue gran virtù, con la tua allegria, allegria, e tanta simpatia, simpatia.